Amici sportivi di Canale 88, si riparte. Stagione 2023-2024, prima giornata del campionato di eccellenza Girone A al campo sportivo di Camaiore. Il Camaiore incontra lo Zenit Prato. Minuti, Borgia, pallone messo nel mezzo, cerca la rovesciata e c'è il miracolo da parte di Brunelli. Il pallone ha preso un'impennata improvvisa da Pozzo e ancora Brunelli che dice no a questi due tiri molto belli. Larga Borgia in una delle sue sgroppate, tiene il pallone in campo, va sul fondo Borgia, mette un pallone bellissimo nel mezzo e c'è attenzione da Pozzo che invece di tirare in porta, poi forse c'è un fallo, pallone che viene ribattuto in avanti a Chiaramonti, poi ancora c'è un tocco, l'arbitro dice di no, sarebbe stato eventualmente fuori, però pallone per Rosi, allarga per il numero 9 Falteri, tenta il tiro, gran bel tiro di Falteri. Zone Cussi, Cussi cerca di tirarsi, di girarsi e arriva Amico, pallone che arriva ancora a Saccenti, gran tiro da parte di Saccenti. Barzottini para esattamente al 25esimo. Baldi non sa chi dare la palla, poi Brabosso che fa una giocata da urlo. Rosi, c'è il miracolo di Barzottini che salva il pallone che si andava a infilare nell'angolino basso a destra. Quindi giovedì potrete vedere alle 23 la partita di ritorno. Cussi cerca il tiro, Chiaramonti, c'è Zambarda, anzi addirittura Chetella che salva da Pozzo che non riesce, attaccato ancora da Pozzi, da Pozzo cerca di accentrarsi e questa volta il tiro è bello. Amici sportivi, secondo tempo della partita fra il Camaiore in maglia bianca con striscia trasversale blu amaranto e in completo blu lo Zenit Prato, risultato di 0-0. Abbiamo visto un primo tempo rocambolesco per quanto riguarda i primi 10 minuti con un Camaiore veramente veemente, ammucchiata davanti alla porta di Brunelli, parte da Pozzo, ancora Brunelli che vede sbucare il pallone, ottima, tutto il Camaiore nella propria area di rigore, parte Falteri con il mancino, c'è la deviazione bella da parte di Bagni che è andato avanti con il mancino, ha dettato il colpo sotto Pozzo, pallone per Chetella, gli rimane un po' sotto, Chetella potrebbe tirare, tira e ancora Brunelli ci mette la mano, città Amico, guardate il ritorno di Cussi, mette un pallone Amico e c'è Bagni che lo leva praticamente dalla testa di Bellucci, vediamo Zambarda, pallone e c'è gol! Il gol di Zambarda direttamente su calcio di punizione, sblocca la partita Zambarda, un po' di faccideggi vado io fra il portiere e il difensore, pallone sul palo più lungo, rimette un pallone nel mezzo, poi c'è Bagni che gli si vede passare il pallone davanti da Chiaramonti. Ancora Falteri, attenzione, l'arbitro dice di non nulla, in effetti spalla contro spalla, sta premendo adesso naturalmente lo Zenit, palla, Chiaramonti la leva addirittura a Rosi, Mario Anzilotti che lotta con Cussi, attenzione, Cussi allarga per Falteri, il mancino e c'è il pallone! Si arrabbiano tutti, Chiaramonti si arrabbia tutti perché in effetti Falteri ha voluto tirare egoisticamente. Monti ancora a Mendola, entra Amico, poi Cussi tenta il tiro, pallone che va alla destra di Barzottini che molto probabilmente c'era, stavolta non batte con lo schema ma Cussi butta il pallone nel mezzo. Palla Barzottini di pugno, esce. Arriva Orlandi, Falteri, attenzione Falteri, mette un pallone, c'è un corner, l'ultima corner, attenzione tutti in avanti,
anche il portiere Brunelli che è un costolone lungo, tutti dentro, Camaiore nell'area piccola, Barsottini che dà disposizioni, attenzione con Fiantini, Rosi, attenzione al pallone, palla mucchiata, palla sul primo palo, esce, finisce qua, Camaiore batte Zenit Prato 1-0.